Siamo qui con il grande Chicco Evani, che avevamo già intervistato un mese fa nelle nostre Marche, Tennis Club di Forte dei Marmi, questo bellissimo evento in cui diciamo, siamo sempre presenti, le Olimpiadi del Cuore organizzate da Paolo Grosso e tutto il suo staff. Chicco Evani, per l'ennesimo anno alle Olimpiadi del Cuore in questa splendida kermesse. Cosa ci dobbiamo aspettare da questo torneo di tennis e di padel, ma anche da questa Twiga, questa sera scoppiettante e domani bagna per mare da Bocelli? Beh sì, io partecipo perché tanto sono molto amico di Paolo, so come ci tiene a questo evento, quanto ci lavora per far sì che questa data venga tutto svolto nel migliore dei modi. È la prima volta che partecipo a questo torneo, ma non è tanto la competizione quella che conta, ma essere presenti, essere d'aiuto a tutto questo movimento di benefico. Poi ci sono tanti personaggi, è bello incontrarli, salutarli, poi c'è l'evento come hai detto te, Twiga, e poi domani sera. Esatto, e sei un atleta ancora oggi, sei uno dei più, vediamo, un fisico diciamo bestiale se vogliamo, slanciato e anche muscoloso. Qual è una dieta secondo te da consigliare ai giovani di oggi che ambiscono anche comunque a diventare atleti, diciamo, protagonisti del domani? Una dieta, alimentazione, movimento, cosa consiglieresti ai giovani? Vabbè, io diciamo? Sono un nutrizionista, però comunque affidarsi a nutrizionisti esperti, però non c'è tanto da fare quanto magari allenarsi bene. E io cerco di allenarmi tutti i giorni perché l'età avanza e quindi più avanza l'età e più ne... C'è un modello, diciamo, da, anche a livello di tennis da seguire per un giovane, diciamo, un esempio? Io non sono un grande intenditore di tennis, ma quello che mi sta appassionando molto e credo che diventerà uno dei più bravi in assoluto è Sinner. Esatto. Ultima domanda, questo libro che hai lanciato anche da noi, come sta andando e soprattutto magari se c'è qualche obiettivo o progetto anche per il futuro, una ristampa, un secondo libro? Ma sai, d'estate mi fermo un po', però le richieste sono tante, il libro per chi ha avuto la possibilità di leggerlo molto interessante, sicuramente. Esatto. Per cui è quello che mi fa piacere, ecco, quando mi dicono che la gente è piaciuta. Esatto. Tu sei qui, sei di casa, vacanze, altre diciamo trasferte? Destinazioni, no, io non Toscana, mi muovo quasi mai. Esatto. Perché in questa bellissima terra. Giro già tanto durante l'anno, per cui l'estate mi fermo qua. Allora, poi sono anche fortunato che sto già in bellissima. Grazie, buona relax, grazie, e buona Olimpiade del Cuore. Chicco Evani, il nome è una garanzia. Ciao Chicco, grazie, ciao. Poi ci vediamo.